A pomeriggio 5 si è parlato nuovamente della faida relativa alla situazione della compianta Gina Lollobrigida. Il studio ha rilasciato delle dichiarazioni la manager della diva, Paola Comin, presente il 5 gennaio 2017 quando l'attrice ha messo nero su bianco il testamento. Testamento che è stato aperto pochi giorni fa ed ha rivelato che metà dell'eredità spetta al figlio Milko, mentre l'altra metà va ad Andrea Piazzolla, il factotum che ha vissuto a stretto contatto con la Lollo negli ultimi anni della sua vita. Nello studio timonato da Barbara D'Urso si è partiti dalle dichiarazioni incendiarie rilasciate da Milko nelle scorse ore al quotidiano La Repubblica. Piazzolla le ha fatto il lavaggio del cervello per avere i suoi soldi. L'ha isolata dal mondo? Ha tuonato il figlio. Sono stupita. Conoscevo Gina prima che arrivasse Piazzolla e ho frequentato Milko e sua moglie. Io e gli amici come a ragazzini abbiamo sempre frequentato Gina. Anche quando c'era Piazzolla, ha sottolineato Paola Comin, smontando di fatto quanto sostenuto da la Comin. A proposito del rapporto madre-figlio, ha aggiunto: il rapporto con Milko è sempre altalenante. Non ricorderò i loro fatti privatissimi. Però c'era stata una rottura fortissima. Poi si erano riparlati e ci sono stati alti e bassi. Comunque, certo, c'era un rapporto anche d'amore. Sono madre. Comin ha poi confermato che la Lollobrigida non è andata al matrimonio del figlio, oltre a rimarcare che Gina non era assolutamente un burattino nelle mani di qualcuno. Esternazioni che ovviamente vanno a favore di Piazzolla. Antonio Caprarica, giornalista tra gli ospiti in studio, ha provato a spostare il tema su un altro piano, sostenendo che in tutto il can-can levatosi attorno all'attrice, l'unico colpevole è la totale assenza di amore familiare. Il giornalista ha preferito non pronunciarsi su Piazzolla, dicendo di non conoscerlo e consigliando di attendere l'esito dei processi in cui è imputato. Thank you.
Thank you.